questo è il nostro problema principale. Dico nostro perché evidentemente non è solo mio, ma è anche vostro, in quanto sotto ogni video mi continuate a scrivere: Yaki, tagliati i capelli, fai qualcosa così o cosà. Allora, la situazione in realtà sarebbe questa qui, no? Molto molto però siccome non saprei come tagliarli, e soprattutto una volta tagliati poi non si può più tornare indietro, io volevo provare una volta nella vita ad avere i capelli lunghi. Prima di tagliarli proviamo a fare una cosa, e perché non fare una cosa super mega ignorante? Quindi ovviamente abbiamo qui il mio MacBook e andremo a creare una foto, un'immagine, grazie a Photoshop, incredibile ma vero, con un taglio di capelli molto molto particolare che mi piacerebbe fare, ma non farò mai, lo so già, anche perché starei tipo ancora peggio. Però è il taglio che andrebbe di moda in questo momento, un taglio in attualità, l'avrete già capito dal titolo, quindi è inutile che faccio tanta suspense. Andremo a fare il taglio iPhone X. Ok, ci siamo, queste sono le tre foto che ho fatto, dobbiamo scegliere, io sceglierei tendenzialmente questa qui. Tra l'altro guardate come sono bello con la barba, non mi si può vedere. Comunque sono foto in RAW, quindi possiamo andare a modificare tutti questi valori qua. Adesso non è che sto qui a farvi lezioni di Photoshop, però cerchiamo dei valori guardabili. Facciamo una cosa un po' carina. Allora dobbiamo fare i capelli più scuri possibili. Può essere. Ed è proprio in questo momento che ti rendi conto di quanto sei effettivamente brutto. Comunque andiamo ad aprirla in questo modo. Apriti sesamo, vai. Allora, anzitutto andiamo a togliere quest'ombra che non mi piace per niente, quindi facciamo ehi così, tac, ok. E poi andiamo a divertirci. Allora, dobbiamo fare la capigliatura iPhone X, quindi una roba di questo genere. Adesso vi faccio vedere, non so se avete presente, esattamente così. Per chi non lo sapesse, tipo, è stata una parodia della pubblicità di Samsung, che hanno infilato dentro un tizio con i capelli fatti così. E li voglio anch'io, quindi da dove iniziamo? Io inizierei semplicemente, per sicurezza, a duplicare il livello, così se facciamo danni torniamo indietro senza fare casini. Ora premetto che, ragazzi, io non ho mai fatto nessun tipo di corso di Photoshop, lo uso proprio a scopo dilettantistico e l'ho imparato a usare soprattutto per le miniature di YouTube, niente di che. Però se noi andiamo a selezionare i capelli possiamo fare una cosa di questo tipo per iniziare, poi possiamo fare Command C e Command V e abbiamo un livello fondamentalmente con solo i capelli, più o meno, ok? Ora, la mia idea generale è quella di prendere solo questa parte qui, quindi senza usare troppi strumenti io faccio direttamente così, giusto per darvi un'idea. Poi le rifiniture adesso pensiamo come farle, quello sarà un problema successivo. Però se noi qua facciamo una cosa così, e qua andiamo a fare una cosa così, e qua così, vediamo un attimo, Allora, calmi tutti, qua facciamo così, e questo qui lo allunghiamo verso il basso. Ok, oddio raga, inizia già a prendere forma, più del previsto, pazzesco, è già praticamente fatto. No, però aspettate, Allora rifacciamo così e tiriamo giù. Oddio, no raga, è incredibile, sembra già un iPhone X. Chiaramente da rifinire un attimo, noi vogliamo una cosa di questo tipo, quindi, però se noi già facciamo così, ok, qua cerchiamo di andare un po' più dritti. Perfetto. E qua andiamo così. Mamma mia ragazzi, è già venuto meglio di quanto pensassi solo così. Cioè, sembra già suo. Sì, bisogna un attimo lavorarsela con i colori. Adesso sistemiamo anche un attimo qui. Così, togliamo un po' di ombre che non sono proprio belle da vedere. Ok, diamo un po' di profondità al tutto. E io direi che è stato decisamente più facile del previsto. Allora, se arriviamo a 100.000 mi piace, mi faccio questa capigliatura. Io l'ho detto, tanto 100.000 mi piace non ci arriverò mai, cioè no, mai. Ok, quindi questa era la cosa generale. In realtà ho fatto qualche altra modifica e l'immagine finita è esattamente questa qui. Cioè, ditemi che non starei bene così. Comunque, scherzi a parte, sicuramente dovrò dargli un senso a questi capelli. Staremo a vedere. Questo credo che entri a far parte della classifica top 10 video senza senso che abbia mai fatto. Però dovevo farlo perché la cosa così di iPhone X proprio non si può vedere. Che poi è iPhone X, però... visto che dicono tutti iPhone X, dico anche iPhone X, tanto vale. Ma non voglio scatenare guerre Samsung, Apple, Android, perché sapete meglio di me che odio queste cose. Anche perché ho un Mac e ho un Galaxy S8, quindi io sono il primo a non schierarmi da nessuna parte. Ma questa è un'altra storia. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso mi raccomando, tanti mi piace. E consigliatemi qui sotto nei commenti che altri video potrei fare di questo genere, o di altri generi, o cose diverse, non saprei. Vi ricordo di seguirmi su Instagram
Instagram, mi raccomando, anche perché su Instagram questa foto l'avrò già postata, vi avrò già spoilerato tante belle cose che su YouTube arrivano chiaramente solo quando posto i video. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.